Senza Ciro Esposito e per mamma Antonella le sensazioni di quel giorno sono più vive che mai. Era il 25 giugno 2014, il giovane tifoso del Napoli morì per le ferite riportate prima della finale di Coppa Italia. Ieri, ad un anno da quella tragedia, è stato ricordato nella sua scampia, presso l'auditorium in Viale della Resistenza. Accanto ai genitori Antonella e Giovanni, in prima fila c'erano il sindaco De Magistris, il governatore Vincenzo De Luca, il questore Guido Marino, il prefetto Gerarda Pantalone, il presidente dell'ottava municipalità Angelo Pisani e il fratello Sergio, legali della famiglia Esposito. A ricordare il giovane tifoso anche associazioni e parrocchie del territorio, i volontari dell'associazione Ciro Vive e Guido Baldari in rappresentanza della società Calcio Napoli. La cosa più straordinaria è che grazie alla città, grazie ai napoletani, ma soprattutto grazie alla famiglia tutta, ed in particolare Antonella, è scattato dalla morte il più grande percorso d'amore che si poteva immaginare. Una donna che era stata colpita nel più profondo dolore, la morte del figlio, che genera un'onda d'amore che non si è mai fermata. Io credo che il più grande segnale è questo, dalla morte all'amore. Proseguiranno, ha detto mamma Antonella, i progetti dell'associazione che con il marito è stata fondata nel nome di Ciro. Da settembre prenderanno il via corsi gratuiti per pizzaioli e pasticceri destinati ai minori a rischio di Scampia e di altri quartieri di Napoli. Impareranno un mestiere e per i migliori allievi sono previste anche opportunità di lavoro. No.